Salut à tous et compaquin du Rusti, nous sigons du Yor, nous emmendas contra un joan originario di Sturudion e di Gastanic, impegnato una vida assujadiva di Usurudion, face parte di l'organizzazione di Avira di Agaccia di Abesca che si bassa ogni anno a Zabed in Pontenu, stu giovane si chiama Tomaggio Marchetti. RCFM e compaquin. Allora, io sono originario di Visinchi, da Bertomorabu. Da questo reggio in un e sono originario di Gastinè da Bertamo Mamma. Sono stato giunto in Pontenù aveva una quindicina anni e sono nato in Pontereccia, ho campato una quindicina anni in Pontereccia. Dopo i miei parenti hanno costruito una casa qui e siamo giunti questi a una quindicina anni. Allora, il mio impegno è giunto abbastanza buon'ora in radio, posto che veniva a 18 anni o 17 anni. E c'era un associo che era già creato dopo i parecchi anni e c'era benissimo che si occupava. L'associo si chiama Il Ricordo di Pontenuovo, che commemorava la disfatta della battaglia di Pontenuovo. E come non c'era benissimo che si occupava con un altro amico di Pontenuovo, ci siamo detto che è un peccato che la si è lasciata. Mi è andata così e mi ha detto perché no, eravamo giovani, a 6 giorni e mi ha detto perché no, e mi ha cercato di fare qualcosa di per accogliere un mondo, che tutto il mondo fosse bene e che tutto il mondo fosse bene a rammentarsi ciò che si è passato e così ero so più di 10 anni e ne siamo a 6 vie. C'è una via di Agaccia e di Abesca, in Pontenù, sono un anno, una giovatura orta, intanto che vice-presidente con Jean Brignol e d'altri. Tutti gli anti Pontenù abbiamo rilanciato a Viera, che era la inù lasciata dall'equipa di Dando, e abbiamo cercato di fare ciò che ci ripresenta, la vita campagnola, in giro a Agaccia e Abesca, qui. Da cosa ho giunto, bevo tutto il mondo che ci dia di Abesca e di un affare che ci dà a cuore e penso che siamo giunti a fare qualcosa di proprio bello. Gli animali, sono Fiolino il bastore e ho sempre campato a mezzo agli animali, gli è forse una delle più grandi passioni radio. Quelli che mi conoscono sanno che porto un interesse tremendo agli animali. Quando viaggio un strada, in un'altra strada, vengo un animale, sono obbligato a piantarmi, figliare, che sia bello, offro, mi pianto. È una passione. Ho avuto l'animale, aiuto bosche, aiuto vacche, e ho piantato perché quelle difficoltà che tutto il mondo, tutto ognuno conosce, i luoghi, non sapere se lo vale veramente il corpo a fare un mestiere perché non si vince tanto fuori è difficile perché c'è se sopra a piazza da un cabone all'altro, quindi ho abbandonato per ora, non sono mica sicuro che non arriverà di un mico un giorno perché la passione c'è, ma sono sempre in un mezzo agricolo, sono in un mezzo agricolo per apportare un buon lavoro, di lavoro di un badoglio per terreccia. Il luogo che conosco da voi è Zidelu, che in Pontereccia è stato aperto nel 2005, era Zidelonu, e andavo a Bergio che si passava. Naturalmente ho mica venuto, ma sono giunto a lavorare in laboratorio. E dopo, per portare la viera di Aocaio Grado, che è una viera agricola, e che faccio parte in un. Ho cominciato a Saviera, intanto per occuparmi degli animali, con d'altri di noi. E uno scopo oggi, un nostro scopo oggi, è lo sviluppo dell'agricoltura, dell'allevo in Corsica. E a Viera ne va già parte. E ho canto sicuro, ho canto da voi Zidelu in noi, ma era cantatore professionale. E ho sempre inteso cantare. Un zio in cui canta, un bugino canale che canta. Siamo amici di cantatori, siamo abbastanza conosciuti. Ma piuttosto cantatori di Hong Kong,
di messe, di così, di vivi, di morti, ma piuttosto cantore di spudio, che un bel amico, cioè mica prevere la far bene naturalmente così. E domande saremo tra Augustino e a Bievi di Valerus, e ritroveremo un'agricoltrice, Flavia Guerini, che fa a Varina di Castagna in uso paese di Loriani, a di no Esoialine, bande Eso e Gui in Augustino in Ponteno, e di no guida turistica. Ritroveremo dunque domande per il nostro terzo giorno di Campa Cui in Augustino. Ringraziati. RCFM e Campa Cui.